Torniamo a parlare dell'incidente di Mestre, ovvero dell'autobus precipitato dal cavalcavia il 3 ottobre scorso, intorno alle ore 22, nel quale persero la vita 21 persone, tra cui l'autista Alberto Rizzotto. Io ho documentato tutta la vicenda attraverso 5 video che potete trovare e visionare nel canale. Il giorno dopo circolava la notizia che si trattasse di un possibile malore dell'autista. Poi si aggiunse il fatto che Alberto Rizzotto fosse andato più volte al pronto soccorso per presunti problemi cardiaci e la procura aveva disposto la perizia. Io avevo scoperto che era iscritto al gruppo danni collaterali. Cosa è venuto fuori? L'autista aveva il cuore sano e quindi l'ipotesi è diventata poi guasto allo sterzo. E dopo la prima perizia si è parlato di sterzo rotto con frattura all'impianto di direzione. Bene, in queste ore sono arrivati i risultati delle ultime consulenze tecniche e il procuratore ha precisato che sono stati depositati alle parti tra ieri e oggi e sono a disposizione dei rispettivi difensori. Leggo alcune parti da Treviso Today. Restano indagati al momento 3 funzionari del comune e l'amministratore della società La Linea, proprietaria del bus. Dall'analisi tecnica, ha spiegato oggi il procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi, risulta la rottura del giunto, ovvero del sistema che porta il movimento dallo sterzo alle ruote, in un momento precedente allo sbandamento. Questo è legato a sua volta alla rottura di un perno che all'interno del sistema collega il giunto. Quindi si è rotto il giunto e un perno che all'interno del sistema collega il giunto. Questo prima dello sbandamento. In sostanza, spiega Cherchi, sembrerebbe che la rottura abbia una causalità con la situazione di ingovernabilità del mezzo. Quindi a causa della rottura l'autobus è diventato ingovernabile, cioè non si poteva più guidare. Ora, ha specificato la procura, resta da capire quando il pezzo si sia rotto. Sembra che il guasto non sia dovuto ad un urto. Quindi l'ipotesi è che il perno fosse ammalorato in precedenza, nonostante il mezzo avesse appena un anno di vita. Cioè il perno già dava dei problemi, era ammalorato, cioè c'aveva dei problemi. Il problema è capire perché si sia rotto questo perno. Anche perché le perizie hanno stabilito che i materiali impiegati erano conformi. In seguito ad un guasto di questo tipo, sempre in base a quanto emerge dalle consulenze tecniche, il mezzo può diventare ingovernabile qualora ci sia una frenata. Quindi a quel punto l'autista non poteva più frenare. Al malfunzionamento del bus si aggiungono le cattive condizioni delle barriere stradali, che non hanno retto all'urto e secondo la perizia della procura avevano un problema di vetustà e mancata manutenzione, quindi erano vecchie, vetustà, e non era stata fatta la manutenzione. Il 20 giugno la procura ha disposto la rimozione delle barriere di sicurezza e del parapetto nel tratto del cavalcavia superiore, dove nel frattempo il comune di Venezia sta procedendo con i lavori di ripristino. E per quanto riguarda l'autista, tutto a posto. Non risulterebbero invece comportamenti anomali da parte dell'autista Alberto Rizzotto, 40enne trevigiano. Gli accertamenti escludono che abbia utilizzato il telefono dopo la partenza del bus, mentre la visione delle telecamere interne che hanno registrato tutte le fasi dell'incidente nulla aggiunge alla dinamica dei fatti. Le perizie mediche sul cuore dell'uomo, diffuse a gennaio, hanno verificato che non è stato un infarto a causare la morte. Quindi escluso il malore improvviso dell'autista, ma è ormai quasi certo che si tratta di malore improvviso dell'autobus. Il giunto, il perno che si sono rotti, erano già malorati, l'autobus era giovane, però c'era già qualcosa che non andava, la rottura del perno impedisce la frenata e quindi il caso direi che è risolto. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.